e ci possono essere posizioni diverse, politiche, ma non abbiamo mai inciso rispetto alla gestione amministrativa di questo. E allora chi deve mettere insieme il partito, l'ho sempre detto, l'ho sempre affermato, deve essere il partito, ma non può essere il sindaco o qualcun altro che tenta di venire nell'UDC a prendersi qualche consigliere in più o in meno, dando qualcosa in più in cambio per rafforzarsi, per poi all'interno del PD dove lui fa parte di 1, 2, 3, 4 divisioni. Vedete, questo non è possibile. Noi siamo ben felici di metterci insieme perché con Ramani, Casolano, Tiziano è un gruppo che fa capo all'UDC e all'UDC, è un partito che si sta creando a livello nazionale, stiamo facendo il partito della nazione e comunque ci dovrà vedere insieme. Ma questo deve essere non uno scambio rispetto a certe questioni che a forza di gruppo di persone e non diversamente, o deve essere un ragionamento politico basato all'interno di un partito serio, dove il programma fa una programmazione rispetto al futuro di questa organizzazione di cosa intende fare della città, oppure non può essere un altro soggetto di un altro partito che vuole metterci insieme, perché non riesce lui a metterci insieme con la sua famiglia. Allora io più volte ho invitato insieme agli amici, al sindaco, di evitare di chiamare i singoli consiglieri comunali. Più volte ho chiesto di fare riunione insieme con tutti quelli che hanno sostenuto e evitato il dissesto finanziario, perché vedete, quando abbiamo superato la questione del CPL3 ci sono stati dei consiglieri che si sono preso delle grandi responsabilità, ma grosse responsabilità, perché ancora oggi non si sa bene dove andremo a parare su questa cosa. Ma questa grande responsabilità che abbiamo preso, l'abbiamo preso soltanto per una questione di rispetto della città, perché significava andare al dissesto finanziario e i primi a pagare erano i dipendenti comunali e poi tutti gli imprenditori e tutta la città. Significava che questa città non poteva più far niente per anni e noi ci siamo tutte delle grandi responsabilità. E questo il sindaco della città non può non tenere conto di questo, ne deve tenere conto e ne deve far tesoro. Ma noi questo non è che diciamo deve tenere conto e far tesoro e dare la contropartita, qua nessuno chiede nessuna contropartita. Noi chiediamo soltanto il rilancio vero dell'amministrazione, il rilancio vero di un programma vero, di un bilancio vero, dove ad oggi non c'è un bilancio vero. Allora io dico e faccio appello a tutti i consiglieri comunali, finiamola con questa trasversalità, finiamola, cerchiamo almeno di avere un po' di coerenza e di contegno e di rispetto di noi stessi, ma prima di noi stessi con chi andiamo a chiedere i consensi, con chi ci ha delegato a venire a rappresentare noi in quest'aula. Perché vedete, se non facciamo questo, allora siamo qua soltanto per interessi personali. Mi voglio pensare che qualcuno sta per interessi personali. E non lo penso, e non lo voglio pensare, però sono gli atti che dovranno dar ragione o meno quello che uno intende fare come consigliere comunale. Perché vedete, noi all'inizio che è partito questa amministrazione, è partita in pertenza della parola, dove avevamo sposato insieme un progetto, un programma, e abbiamo presentato la città, e mi ricordo che quando abbiamo fatto una trattativa che Tiziano doveva fare, dice, fu una trattativa pre-elettorale dove l'UDC doveva avere il vice sindaco, e il sindaco apparteneva al PDL. Vedete, noi Troiano e io che all'epoca non abbiamo mai e poi mai chiesto la dimissione di Tiziano, mai,
il sindaco a tua volta lui è andato a protocollare il direttore giudiziario, da quello è successo una divisione vera, perché Tiziano aspettava che noi dovevamo ottenere quella posizione, ma la politica delle regole. Il sindaco aveva protocollato la divisione era perché lui non aveva sostenuto la persona che ci viene prima, però ne abbiamo anche detto che in politica ci vogliono le regole, facciamo passare un po' di tempo, ognuno ti fa l'esame tuo rispetto alle cose e poi nulla torna che potrebbe ritornare nella ricerca. Anzi, io sono uno dei primi che mi farebbe piacere che Tiziano ritornerebbe nell'amministrazione. Come insieme agli altri, le amanti degli altri, abbiamo parlato e abbiamo discusso, ma abbiamo tramite segreteria provinciale e regionale e l'abbiamo già detto, la lettera che ha mandato Alfano a capire che è stato un autocorre che ha fatto e mi ha raccontato anche le cose ieri, davanti alle mie le cose che succedono, davanti ai Adolari, perché è arrivata questa lettera? E poi è arrivato a dire che era una provocazione e basta. Allora vedete, per ritornare alla questione, oggi, caro sindaco, mi auguro che il sindaco faccia le cose, queste cose che dico, perché mi conosce bene, sono uno che dico le cose, quelle che penso. Oggi non c'è un dipendente comune, questo è il termometro vero della credibilità di un'amministrazione. Prima, quando c'era un'altra amministrazione, tu non potevi trovare delle tracce di dipendenti, chi sosteneva una parte e chi sosteneva un'altra. Oggi purtroppo, al di là di quelle che ti circondano, caro Stefano, che parlano bene e fanno male, ma non perché fanno male perché devono parlare, fanno male perché ti lasciano credere le cose, non è vero. Non c'è un dipendente che parla bene di questa amministrazione. Questa è la verità. Allora guardate, quando il termometro, i dipendenti comunali criticano l'amministrazione, significa che siamo alla fine. E allora queste cose le abbiamo discusse anche con il buon collega Iorio, che non è presente, queste cose ci siamo detti che dovevamo dire stamattina, e io ritengo che se noi dovremo continuare ad andare avanti così è meglio di dare il mandato agli elettori e di andarcene, ma questo significa veramente mettere poi il mandato in mano agli elettori e vedere come ci giudicano e come ci hanno giudicato gli elettori. Questo sarebbe il toccatano per la città e per tutti quanti noi. Però dico a oggi, alla fine della legislatura, ci sono ancora 2 anni e mezzo, 3 anni. Noi allo stato attuale, al di là di quello che il sindaco dice che fare, non abbiamo fatto niente. Quello che è stato fatto è pochissimo, ma non abbiamo fatto niente, perché i cittadini, al di là delle grandi opere che si annunciano e si dicono e poi non si fanno, il cittadino vuole per il momento il quotidiano, quella che ci manca. E noi oggi non stiamo dando nemmeno il quotidiano perché siamo presi al netto delle vite. E allora, in questi 2 anni, caro sindaco, e il sindaco si mette un momento a riflettere su queste cose che stiamo dicendo e rilancia veramente l'amministrazione nel bel senso della parola, dove ci andiamo a confrontare tutti insieme sulle cose da fare, che si devono fare, o ripeto, mettiamo fine a questo spavento. Però la prima cosa che dovrebbe fare un sindaco, che deve essere al di sopra delle parti, deve essere al di sopra di tutti, deve incominciare in casa propria di cominciare a trovare un piano e una linea. Però io prego, e lo prego per l'ultima volta, al PDM di non mettere più le mani all'interno dell'UDC, perché se questo che si intende fare, fai un buon lavoro per noi,
perché non riuscirai mai.